sorpresa è arrivata questa mattina, possiamo dire. Venerdì ci ha comunicato il sindaco sotto un'assemblea comunale che ci sarebbero arrivate dalle 35 alle 40 persone. Non sapeva niente, ha avuto una telefonata del viceprefetto e basta, altro lui non sapeva. Ha provato a contattare vari enti, ma nessuno era in grado di dire qualcosa a lui. Così ha fatto la dichiarazione il sindaco al paese. Cosa state facendo? Allora, in questi giorni siamo mossi in questa maniera. Abbiamo creato un comitato, di cui io sono il presidente, per avere anche accesso agli atti. Stiamo informando le persone che ci stanno dando comunque adito, comunque una mano. La problematica più grande è che la corte è una corte privata. All'interno della corte viviamo in 12 adulti, 2 non nati e 3 infanti. Il fatto che se non vi avvisano nella vostra proprietà non è così semplice, no? Sì, il fattore sono molti. Intanto il fattore... Perché non sapete chi sono, questa sì, è la realtà dei fatti. Non sappiamo chi sono, non sappiamo se hanno istituito un servizio di sicurezza, non sappiamo se c'è un controllo H24. Dopodiché abbiamo paura per le nostre famiglie, nessuno ci ha dato delle garanzie, non c'è ancora al comune, non c'è ancora niente di scritto, non è stato detto niente, quindi ci sono tante domande che ci poniamo e nessuno ci dà una risposta in tal senso. La gente giustamente si è riunita, sta chiedendo lumi, però lei ufficialmente ha le mani legate, no? In realtà non solo le mani legate, ma non ho avuto neanche un avviso formale, una comunicazione formale protocollata agli atti né da parte della prefettura, tantomeno da parte della Croce Rossa. E pertanto rimane l'amarezza di essere un rappresentante del popolo spogliato di ogni suo potere rappresentativo. Quindi sono qui con la mia gente a dire che c'è un modo nel fare le cose e questo modo è stato violato sistematicamente. Il prefetto di Udine le ha risposto nelle ultime ore oppure il telefono squilla vuoto? Allora, il prefetto di Udine, il vice prefetto di Udine non mi ha contattato, seppur io abbia lasciato dei messaggi alla sua segreteria, e ieri abbia mandato una richiesta di invito formale via PEC dal comune che è caduta nel silenzio. Il mio dovere, se per dovere intendiamo ciò che è lecito, ovviamente non rischio nulla, però nulla potrei fare per la mia comunità. L'unica cosa che si potrebbe fare è un atto di disobbedienza civile, ovvero opporsi al provvedimento del prefetto, cosa che non è nell'intenzione del sottoscritto, anche perché effettivamente c'è una correttezza e una colleganza istituzionale che però in questo caso, mi duole dirlo, è unilaterale, cioè va da me al prefetto ma non viceversa.